di amore attraverso citazioni, come sempre, giusto? Amore, amore lieto di sonore. Sì, è una celeberrima lirica di Penna, Sandro Penna, che abbiamo preso qua proprio perché è troppo bella, perché rende benissimo lo spirito di questa trasmissione. Allora, state a sentire, noi abbiamo sempre detto, ospiteremo persone del pubblico. Ebbene, che sì, ci guardano. Ci scrivono, ci inviano le loro, a volte dei loro scritti, delle loro canzoni, delle loro opere d'arte. Certo. E noi vi abbiamo promesso che prima o poi avremmo cercato di darvi spazio in questa trasmissione nella profondità di Psiche. Quindi è oggi vero. È qui con noi. Si chiama Giuseppe Agostino. Fermi, non applaudite, dobbiamo, dopo la canzigla, lo facciamo entrare. Allora, chi abbiamo con noi? Giuseppe Agostino. Ciao Giuseppe, benvenuto da Reggio Calabria. Benvenuto. Un viaggio lunghissimo ha fatto il nostro... Quanti anni hai, Giuseppe? 24. Ah, 24. Perché sembra un ragazzino. È giovanissimo. Infatti. Bene, anche è un musicista a tutto mondo. Adesso andremo a sentire un brano musicale, un minuto più o meno, ma sentite, sarà difficile. Intitola Pathos del Medioevo, se il nostro operatore gentilmente può inquadrare la copertina. Benissimo. E guardate, è di una suggestione formidabile, tant'è vero che Renotte lo prenderà, questo brano lo prenderà come sigla di un programma che si andrà a fare al virtuale. Allora, sono di Giuseppe sia gli arrangiamenti che le orchestrazioni. E andiamo, quindi sentiamo, tutti attenti, solo musica, ma sentite che suggestione, che potenza, che forza. Andiamo. Ma anche grande cultura, perché mi sovviene anche delle suggestioni di Strauss, così parlò Zarathustra. Come no? Ah, sì, ecco, sì, non sì, solo Stravinsky. Voi conoscete bene perché... Anche poi Pink Floyd, però, Ma soprattutto... Pure Ramazzotti, un poco, vero? La cultura è vasta, abbiamo capito. Parte da Strauss a finire Pink Floyd. È vero? È vero? Sì. C'è un po' di tutto. Cosa ascolti te, Giuseppe? Io sono curiosa, voglio sapere cosa ascolti quando sei a casa. Sono portato ad ascoltare di tutto, dalla musica classica alla musica rock, c'è un po' di tutto, come dicevo prima, c'è un po' di tutto. E Strauss, così parlo Zarathustra, sono i suoni dei corni in questo caso, che ci riporta un po' a questa sensazione. Come abbiamo ascoltato la prima volta, stavamo in macchina con Silvia e a un certo punto, stavamo andando verso il mare, e a un certo punto abbiamo messo questo brano, stavamo decidendo, perché è anche un modo di lavorare, sentire i dischi che ci mandano, e a un certo punto sentito questo e ho detto, fermi, è vero? Sì. È questo lo chiamiamo, perché è veramente forte. Io ricordo che abbiamo ospitato con noi Giuseppe Agostino. Tante grazie Giuseppe per essere stato. Grazie Giuseppe, grazie. Grazie, a vostra disposizione. Dai Francesco, alla prossima settimana noi. Ringrazio i colleghi dello Studio 12, comandati da Pino Iandolo, e Rina Roma, la nostra regista. Grazie a tutti. Insieme a Cristina Pini, dai. Grazie.